I disservizi si ripetono e torna a intervenire l'autorità ATO Toscana Sud sulla questione dei rifiuti. Vari problemi si sono registrati in questi giorni nei comuni di Arezzo e Civitella. L'ATO Toscana Sud in una nota conferma il piano sostegno alle iniziative avviate nei confronti del gestore SAI Toscana da parte delle amministrazioni comunali che ATO rappresenta. Si ricorda che dopo i gravi disservizi registrati nel mese di agosto in molti comuni, l'ATO era prontamente intervenuta portando all'Assemblea dei Sindaci di settembre una delibera che ha avviato una richiesta di risarcimento danni al gestore SAI Toscana e un procedimento di accertamento sulla possibilità contrattuale per il gestore di subaffidare servizi base come la raccolta domiciliare o lo spazzamento senza il consenso dell'autorità. Era stato infatti appurato anche allora, come ripetutosi in questi giorni ad Arezzo e Civitella, che i gravi disservizi nella raccolta rifiuti sono in larga parte causati dalla decisione del gestore SAI Toscana di affidare il servizio a cooperative con personale non esperto del territorio senza preavvisare le amministrazioni comunali. ATO, continua la nota, sta per chiudere il procedimento con la formale diffida a SAI Toscana di sospendere ogni subaffidamento dei servizi base di raccolta e spazzamento a terzi operatori che non sia stato previamente autorizzato dall'autorità, sulla base di un piano organico che coinvolga per tempo le amministrazioni comunali. In ogni caso, l'autorizzazione dell'autorità al subaffidamento, oltre al rispetto delle norme di legge, sarà rilasciato solo verso terzi operatori che garantiscano l'utilizzo di personale esperto del territorio, rigorose misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori e l'applicazione agli stessi lavoratori di condizioni retributive e di lavoro non penalizzanti.